Questa è una storia che vi farà provare un brivido di terrore. Un racconto che scardinerà le vostre certezze, riaffiorando tra i vostri pensieri, mentre vi crederete al sicuro, dietro le vostre robuste porte blindate, cullati da una sensazione di protezione. Sarà allora che vi ritroverete a pensare alla protagonista di questa vicenda e per un attimo quell'illusione di sicurezza si sgretolerà. Durerà un secondo, ma in quel momento non vi sentirete più tanto al sicuro. Sono Black Pralin e racconto storie nere. Venerdì 30 novembre 1979. A Garbagnate fa freddo, c'è anche un po' di nebbia. In un appartamento di tre locali con doppi servizi, al quinto piano di un moderno palazzo di via Don Gianola, vive da 4 anni una coppia di giovani sposi, Tiziana e Ruggero, di 26 e 27 anni. Tiziana Cozzi, dal mese di settembre, fa la maestra all'asilo comunale, la scuola materna Il Quadrifoglio. Lui è un disegnatore meccanico. Venerdì 30 novembre, Tiziana non va a lavorare a causa di uno sciopero e rimane tutto il giorno in casa. Dopo aver pranzato, Titti, così la chiamano, telefona ad un'amica. È serena e tranquilla. Rimane tutto il pomeriggio in casa. Esce solo intorno alle 17:30. Deve andare da un cartolaio a comprare dei fogli. Quando rientra, circa mezz'ora dopo, si ferma a chiacchierare con la sua dirimpettaia, la signora Renata. Quella sera è in programma una riunione di condominio e Tiziana rimane per mezz'ora a parlare con la sua vicina. Intorno alle 18:30 Tiziana saluta la signora e le dice che va a preparare la cena in attesa del rientro del marito dal lavoro, di lì a pochi minuti. Ruggero però quella sera ha perso il treno e ha preso quello successivo, arrivando a casa insieme al cognato Luigi che vive nello stesso palazzo, intorno alle 19. Suona il campanello, ma Tiziana non risponde. L'uomo prova ad aprire con le chiavi, ma si accorge che all'interno, nella serratura, sua moglie ha lasciato la chiave inserita come fa sempre. Suona ancora e poi inizia a preoccuparsi. Così scende al piano di sotto e avverte il cognato. Insieme a lui suona alla dirimpettaia, la signora Renata, chiedendole di fargli passare dal suo balcone per raggiungere l'appartamento dove teme che sua moglie abbia avuto un malore. Tiziana è in casa. Le chiavi sono nella serratura, ma lei non risponde. I terrazzi del palazzo sono divisi da un vetro. Ma da un paio di mesi sono in corso dei lavori di manutenzione della facciata e quel vetro che separa il balcone di casa di Ruggero e Tiziana da quello della signora Renata è stato momentaneamente tolto. La vicina conferma a Ruggero che sua moglie è sicuramente in casa, perché si erano salutate mezz'ora prima e Tiziana le aveva detto che sarebbe andata a preparare la cena. Il marito ha un brutto presentimento. Insieme al cognato, raggiunge la porta finestra del suo balcone e riesce ad entrare nell'appartamento attraverso la finestra aperta della camera da letto. È tutto in ordine, ma in casa sembra non esserci nessuno, anche se c'è la luce accesa. L'uomo entra nel bagno e si trova di fronte ad una scena terrificante. Sul pavimento c'è Tiziana. Indossa una gonna e una camicetta bianca che è inzuppata di sangue. Sono momenti pieni di disperazione. L'uomo tenta inutilmente di rianimarla, grida. I vicini accorrono, vengono avvisate le forze dell'ordine. Arrivano i carabinieri di Rho e il sostituto procuratore di turno, Elio Michelini, e un medico, il dottor Inerti, che afferma che la morte possa risalire al massimo a un'ora prima. Tiziana è stata uccisa. Qualcuno l'ha colpita con un'arma da taglio, un coltello o un punteruolo, che l'ha raggiunta al cuore. Tiziana era scalza. Le sue pantofole sono state trovate in salotto. Oltre alla gonna e alla camicetta, indossava un paio di calzettoni di lana bianchi. Sui giornali vengono pubblicate le prime indiscrezioni sul delitto di Garbagnate. Le cronache parlano di un possibile tentativo di violenza carnale. Sembra che la gonna sia stata trovata alzata. La ragazza è stata attinta da 6 colpi d'arma da taglio, 3 al torace, una al braccio sinistro, che indica un tentativo di difesa, una alla schiena
è una mortale al cuore. La porta non ha segni di effrazione. La persona che ha ucciso Tiziana potrebbe essere una persona conosciuta che lei stessa ha fatto entrare. Oppure, dicono gli inquirenti, ci sarebbe un'ipotesi ancora più agghiacciante. L'assassino potrebbe essere entrato dal terrazzo approfittando della porta-finestra lasciata aperta. Un omicida che si è arrampicato sulle impalcature e che ha potuto così raggiungere facilmente l'appartamento. Forse si è trattato di un tentativo di rapina. Forse Tiziana ha scoperto un intruso in casa sua e ha tentato di gridare o di scappare, ma è stata spinta nel bagno, dicono gli inquirenti, dove è stata brutalmente uccisa. Dall'appartamento non manca nulla. Il giorno dopo il delitto, sabato 1 dicembre 1979, nell'appartamento di via Don Gianola 3 viene fatto un sopralluogo alla presenza del capitano Michele Iadislao e del maresciallo Michele Abruscato dei carabinieri di Senago. Ci sono anche il colonnello Morelli e il tenente Vespa dei carabinieri di Monza. Un'implicazione del marito viene subito esclusa. Fino a poco prima si trovava in treno con decine di colleghi. L'unica pista valida è quella del maniaco che ha raggiunto l'appartamento passando da quell'impalcatura, attraverso il ponteggio che è stato innalzato da oltre un mese davanti alla facciata del palazzo. Così come è entrato, poi l'assassino se n'è andato, sempre dall'impalcatura. Intanto vengono interrogati anche gli operai che lavoravano alla facciata del palazzo. Lo stesso giorno, un quotidiano pubblica impietoso l'immagine di Tiziana riversa sul pavimento del bagno. Si tratta di un delitto feroce e apparentemente privo di movente, dicono. Secondo la stampa, la pista del maniaco sessuale sarebbe la più accreditata. Emerge un particolare molto macabro. L'assassino di Tiziana, prima di scappare, le ha dato un morso, strappandole un brandello di pelle dal braccio destro. Forse è scappato perché ha sentito suonare il campanello. Forse, all'arrivo del marito di Tiziana, che non è riuscito a entrare per via di quelle chiavi inserite all'interno nella serratura, l'assassino era ancora in casa. Stranamente, nessuno dei vicini ha sentito urlare la ragazza. I carabinieri di Senago e di Rò cominciano ad ascoltare diverse persone. Vengono sentite anche le colleghe di Tiziana per cercare di capire se la ragazza negli ultimi tempi avesse manifestato timori o preoccupazioni. Ma nulla emerge. Nei giorni successivi, i giornali parlano anche del fermo di due persone, che in realtà, dopo un lungo interrogatorio, sono state rilasciate, essendo totalmente estranee al delitto. L'8 dicembre, la stampa parla di un colpo di scena. Sembra che i carabinieri conoscano il nome dell'assassino. Si tratterebbe, dice la stampa, di una persona che Tiziana conosceva. Sembrerebbe che l'omicida non sia entrato nell'appartamento attraverso il ponteggio come era stato ipotizzato precedentemente, ma sarebbe stata proprio lei ad aprirgli la porta. Però nessun estraneo sarebbe entrato nel palazzo tra le 18.30 e le 19. Questo ulteriore particolare sarebbe stato confermato da un'inquilina del piano di sotto, che ha raccontato di essere rimasta affacciata alla finestra in attesa dell'arrivo del marito dal lavoro per circa mezz'ora. La donna non avrebbe visto entrare nessuno nel condominio, né uscire. Addirittura, sembra che l'uomo attorno al quale si concentrano gli inquirenti, secondo la stampa, sia un impiegato 32enne, amico di Tiziana. I due avrebbero avuto una relazione in passato e i giornali parlano di lui come di un frequentatore assiduo della ragazza. Contro di lui, però, non ci sarebbe nessuna prova. Si tratta di ipotesi che la stampa pubblica ogni giorno. Si fa molta fatica a ricostruire la vicenda. Da un giorno all'altro sembra che siano state fermate delle persone sospettate di essere l'assassino di Tiziana. Poi le persone in questione vengono rilasciate, poi si parla di un amico, un assiduo frequentatore di casa sua, ma non si arriva a nulla. È il 13 dicembre del 1979. Sul Corriere della Sera, nella sezione Lettere alla cronaca, viene pubblicata una lettera dal titolo La morte di Titti. La persona che scrive si dichiara esterrefatta e sconcertata da un articolo pubblicato precedentemente sul Corriere che riportava l'invenzione di un bruto che avrebbe tentato di aggredire e violentare Tiziana, la quale avrebbe lottato per difendersi. Ciò, secondo l'articolo, sarebbe stato documentato dalla gonna lasciata alzata e semistracciata all'altezza dell'inguine.
La persona che scrive racconta di aver visto purtroppo con i suoi occhi la scena e aggiunge che con lui c'erano amici, familiari e il marito della povera Titti. La gonna di Tiziana, racconta il testimone, era slacciata perché la ragazza stava uscendo dai servizi e stava quindi alzando la cerniera lampo. Sono dure le parole di questo testimone che sostiene che l'articolo abbia dato un quadro falso e tendenzioso di un delitto feroce. L'uomo si esprime anche a proposito della fotografia della donna immortalata distesa nel bagno. È indice di cattivo gusto, di uno scarso rispetto nei confronti dei suoi familiari, della mamma molto ammalata di cuore e dei suoi bambini della scuola materna, che alla vista della loro maestra morta hanno avuto senz'altro una reazione negativa, scrive. Chi scrive la lettera aggiunge: senz'altro questa lettera verrà cestinata, ma ritengo, per dovere di cronaca, che i lettori debbano sapere come realmente è stata trovata Tiziana. La lettera è firmata. Dal Corriere della Sera rispondono che non è nascondendo le cose che si ponga rimedio a questa turpe realtà. Non per questo abbiamo ignorato quel tanto di rispetto che è doveroso anche nel nostro lavoro. Quella foto che ha turbato il lettore non è certo l'intera immagine così come ci è pervenuta. È rimasto solo quel tanto che servisse a ricordare un volto di donna caduta come tante altre vittime di una ferocia contro la quale anche noi ci battiamo. Se poi inesattezza ed incompletezza ci sono state nell'estensione della notizia, siamo i primi a dolercene. Ma mi creda il lettore, ciò è dovuto ai tempi brevissimi e alle altre mille difficoltà di questo lavoro, difficoltà che non traspaiono mai dalle colonne del giornale. Parole, ipotesi, illazioni ed elementi di cui si parla per sentito dire, voci, solo voci, che creano confusione attorno alla morte di una ragazza di 26 anni. Da quelle affermazioni degli inquirenti sull'imminente arresto dell'assassino di Tiziana Cozzi passano 6 anni. 6 anni di silenzio. Non c'è stato nessun arresto. Soltanto nel 1985 si torna a parlare del delitto di Garbagnate e di Tiziana, una delle tante donne uccise da un misterioso assassino senza nome. Un'acrobata, lo definisce il Corriere della Sera, che si è arrampicato lungo l'impalcatura per entrare in casa di Tiziana, uccidendola barbaramente. Ma quell'assassino ha avuto pochissimo tempo per uccidere la ragazza. Passa circa mezz'ora dal momento in cui Tiziana saluta la vicina di casa a quando suo marito rientra e la trova morta nel bagno. A terra, tra la vasca e il lavabo. L'omicida ha agito in un lasso di tempo strettissimo ed è riuscito anche a pulire alcune macchie di sangue. Dopo 6 anni è la sorella di Tiziana a rilasciare alcune dichiarazioni alla stampa. Dal 30 novembre del 1979 non sa chi ha ucciso sua sorella e ha dovuto fare i conti con tutto quello che nel frattempo è stato raccontato, non solo dai giornali, ma anche dagli inquirenti che avevano affermato di conoscere il nome dell'assassino. Queste sono le parole piene di amarezza della sorella di Tiziana. Sono convinta che qualcuno degli inquilini avrebbe potuto e potrebbe tuttora aiutare gli inquirenti a risolvere il giallo della morte di mia sorella. Purtroppo, forse per paura, nessuno ha avuto mai il coraggio di parlare. Per molti anni, in occasione dell'anniversario della tragica morte di Tiziana, i suoi familiari hanno fatto affiggere sui muri di Garbagnate dei manifesti per ricordarla e per sottolineare che il loro dolore era sempre vivo. Gli inquirenti non devono dimenticare che l'assassino di Tiziana Cozzi non ha pagato. Eppure, il nome di Tiziana è stato dimenticato anche dalle cronache. E se c'era qualcuno a conoscenza di qualche particolare utile, non lo ha raccontato, ha avuto paura. Un assassino acrobata, uno che sale da un'impalcatura, entra in un appartamento, uccide una donna, pulisce le tracce di sangue e se ne va, tutto nel giro di mezz'ora, mentre sta arrivando il marito della vittima. Mezz'ora prima Tiziana era sul pianerottolo a parlare con la sua dirimpettaia. Mezz'ora dopo era morta nel bagno, uccisa barbaramente. La testimonianza dell'inquilina del piano di sotto, che dice di essere stata per mezz'ora alla finestra e di non aver notato nessuno entrare o uscire dal palazzo,
è stata considerata valida. Ma non potrebbe essersi sbagliata. Davvero non è entrato nessuno. Davvero Tiziana è stata uccisa da una persona che forse la stava spiando da fuori e ha cercato il momento opportuno per entrare. Non si è trattato di una rapina finita male. In casa non manca niente. O forse è stato davvero un rapinatore che poi è stato sorpreso dal suono del campanello. Perché lì, dietro la porta, c'era Ruggero, che cercava di entrare in casa da sua moglie. Google Maps, all'indirizzo di via Don Gianola 3, a Garbagnate, mostra il palazzo in cui viveva Tiziana. Le foto dello stabile sono aggiornate al maggio 2023. E per coincidenza, davanti a quella facciata, ci sono delle impalcature.